Torino, Napoli. Il Napoli ha vinto 1-0 grazie al gol di Fabian Ruiz. Allora, ragazzuoli, intanto un salutone a tutti, spero stiate tutti bene. Prima di iniziare a parlare della partita, nonostante non è che ne abbia tantissimo da dire, se vi va, se volete supportare il mio canale, supportare i video che caricherò, lasciate un mi piace, iscrivendovi al canale e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e iniziare assolutamente a parlare. Fabian Ruiz, veramente bel gol assolutamente, è un giocatore veramente che mi piace tantissimo quando prende palla e si accentra col suo mancino, un mancino veramente delizioso, delizioso, mamma mia, lei pennella tutti i palloni, o sull'incrocio, o sempre sul secondo palo, diciamo, ma comunque un ottimo piede, veramente, un ottimo piede che ha un'ottima mira, poi il gol non è che è stato proprio un'ottima mira, così, ha tirato, è stata deviata, ma è stato comunque cattivo nel recuperare, nel prendere palla dopo Bega, che ha fatto veramente un erroraccio. A prendere la palla persa dopo Bega, poi voglia e grinta nel voler vincere questa partita, perché secondo me questo Napoli, da quello che si è visto, si vedeva che voleva vincere questa partita sotto ogni, in qualsiasi modo, e ci ha provato in ogni modo assolutamente. Tante occasioni, tanto Napoli negli ultimi nell'area del Torino. Berisha ottimo, bella fase difensiva, ottima fase difensiva, ma Napoli ha avuto veramente tante occasioni, il rigore sbagliato da parte di Insigne, la partita poteva finire diversamente con un risultato più alto, un 2-0, devono essere anche due reti o anche di più, poteva essere anche più di un gol se Berisha non avesse fatto quelle belle parate, e basta, il Napoli che... Sì, Ale, e basta, come detto, il Napoli che ha avuto varie occasioni, Berisha in primis protagonista, anche nel parare il gol, anche nel fare varie parate, anche la difesa, il Napoli che in varie situazioni è mancato l'ultimo tocco, ma ripeto, cioè, ripeto, dico, il Napoli secondo me, nonostante non abbia fatto una partita straordinaria, ma ha pienamente dominato e meritato per quello che si è visto in campo, ma anche lei in varie situazioni è andata pure in difficoltà, perché anche il Torino ha fatto pure lei una buona partita, una buona partita, ma non ha fatto poco, pochissimo in fase offensiva, pochissimo veramente, pochissimo in fase offensiva. E basta, poi c'è da dire, Napoli che si è fatto pure sfuggire lo scudetto, ma rimane che hanno fatto veramente un'ottima stagione, in primis saranno pure contenti, cioè non è che saranno pure contenti, hanno raggiunto pure un obiettivo, il ritorno in Champions League, dopo 2 anni, credo, dopo 2 anni, hanno blindato il terzo posto, dispiace perché speravo nella Juve almeno nel terzo posto, ma sono pienamente contento che la Juventus ha raggiunto la qualificazione in Champions League, che giocherà la Champions League, ma non sono contento per la sconfitta di ieri, assolutamente no, ma niente, non potrei, che potrei aggiungere, riassumendo, varie occasioni per il Napoli, varie occasioni per il Napoli, protagonista Berisha, sì, protagonista Berisha, varie situazioni, mancato l'ultimo tocco, il concludere l'azione, ma in primis è mancato il Torino, concludere l'azione assolutamente, nonostante contro un ottimo Koulibaly, contro un'ottima fase difensiva, non aggiungerei altro, loro terzi in classifica, il Torino decimo in classifica, vedremo che accadrà, ragazzi, vedremo che accadrà. Adesso mancano 2 partite per il Napoli, Spezia e Genoa, mancano assolutamente 2, il campionato sta terminando assolutamente, dispiace veramente tantissimo. E poi di estate ci sarà il calciomercato, sperando di vederne delle belle, in primis per la Juventus, ma anche sperando di vedere un bel calciomercato, in primis da parte delle squadre di Serie A. E che potrei aggiungere? Sì, Ruiz che è tornato al gol, non aggiungerei pienamente assolutamente altro. Vi mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio e ci becchiamo al prossimo video. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti su questa di partita. È stata difficile per il Napoli.
ma comunque parere mio, si è vista la voglia e hanno meritato. Complimenti a Napoli per questa stagione che hanno fatto, il Torino che non ha fatto una bella stagione, diciamo, ma in fin dei conti la classifica parla da sola, parla di classifica, decimi in classifica, sono pienamente a posto, ma secondo me il Torino per le varie partite che ha perso, dove si è inciampato, poteva pienamente avere una classifica più alta, una posizione più alta, vedendo la rosa del Torino, vedendo anche gli errori che sono stati fatti, le partite perse che potevano pienamente non perdere, ma basta così, dai. Come ho detto, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Lo so che non ho detto pienamente tutto, il tutto di più, ma sì, basta così, dai, basta così, perché sono poche le robe da dire su questa di partita. E basta, non aggiungere pienamente assolutamente altro. Vi do un grandissimo saluto. Un grandissimo abbraccio e fatemi sapere la vostra nei commenti e basta così, basta, che è inutile che continui io a ripetere sempre le stesse parole. Dai, ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.